Un po' un riassunto della giornata di ieri sera. Questa tifoseria ultra di circa 250 è arrivata intorno alle 19.44 alla stazione e i reparti che erano già lì presenti li hanno scortati presso gli alberghi di tutti i limitrofi alla stazione ferroviaria. Intorno alle 10.30 sono usciti tutti incappucciati e vestiti nello stesso modo con la felpa bianca. Li abbiamo prima fronteggiati a piazza Nicola Mori, abbiamo respinto il corteo che avevano iniziato a fare in direzione centro, si sono sparpagliate per le vie laterali, li abbiamo riagganciati a piazza Dante, dove abbiamo avuto uno scontro abbastanza forte con le cariche, con il lancio dei lacrimogeni. Nell'occasione della Diges che il commissario Secondigliano ha arrestato fermato 11 di questi berlinesi, nella nottata il fermo si è tradotto in un arresto per 10 per il reato di devastazione e saccheggio, pena detentiva che va da 8 a 15 anni, per uno invece per lesioni, resistenze e violenza pubblica ufficiale. Inoltre è stata avviata la procedura di urgenza per 19 per 11 DASPO nei loro confronti, DASPO internazionale che notificheremo nella giornata odierna. I tafferugli sono proseguiti poi lungo via Monte Oliveto fino anche sotto la questura e con cariche successive di alleggerimento li abbiamo poi respinti fino a farli rientrare lungo Corso Umberto fino a Piazza Garibaldi, dove poi sono rientrati definitivamente negli alberghi. Nel frattempo di questa via napoletana si era radunata ultra probabilmente alla ricerca di questi tifosi tedeschi, ma grazie all'intervento delle volanti che abbiamo immediatamente compattato nella zona centrale e dei radiomobili dei carabinieri li abbiamo intercettati e respinti, quindi con l'intervento delle volanti si sono dispersi. Quindi mi preme sottolineare che non c'è stato alcuno scontro tra la tifoseria napoletana e la tifoseria tedesca, ma gli scontri sono avvenuti assolutamente e direttamente nei confronti delle forze dell'ordine, scontri voluti e ricercati dalla tifoseria tedesca che appunto ha fronteggiato più volte le forze dell'ordine. Quindi abbiamo un presidio forte a Piazza Garibaldi dove ci sono questi alberghi per controllare la tifoseria tedesca, abbiamo anche un presidio, diversi presidi in zona centrale, principalmente a Piazza Municipio e chiaramente poi tutto il servizio strutturato allo stadio e tutta una serie di servizi anche di captazione sulla strada, all'aeroporto e alla stazione ferroviaria per gli altri tifosi che dovessero arrivare in giornata.